Buongiorno, oggi i numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti. Quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, che cioè si inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa. È chiaro che bisogna continuare a mantenere la massima attenzione a rispettare tutte le indicazioni contenute nelle varie ordinanze, nei vari provvedimenti, perché altrimenti questa linea di positività rischia di purtroppo invertirsi. Quindi mi raccomando, i cittadini. In questo senso, oggi, per cercare di favorire e di incrementare l'attività di controllo anche da parte della polizia locale, la Giunta ha stanziato 464.000 euro a favore delle polizie locali, proprio per incrementare i controlli che le polizie stesse possono effettuare sul territorio. Non vogliamo che queste belle giornate purtroppo ci rovinino la fatica ed il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Poi volevo soltanto dirvi che avrete letto le domande che sono state presentate. Oggi pomeriggio manderemo una lettera con delle risposte scientifiche, profondamente, attentamente e rigorosamente scientifiche, perché io ho già risposto in maniera precisa, ma evidentemente non sufficientemente precisa, ai sindaci in occasione delle tante riunioni che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Sono state oggetto di tante discussioni le cose che mi richiedono, ho dato tante spiegazioni, oggi le metteremo tutte quante per iscritto. Ultima questione che continua ad essere dibattuta è quella dei test sierologici, e credo che si debba chiarire una volta di più che la Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza, non fa iniziative che possano essere avventate. Sui test sierologici noi abbiamo da tempo, da giorni, dato incarico all'Università di Pavia perché provveda ad esaminare e a valutare tutti i tipi di test che oggi esistono in questo campo, valutarli ed individuare se vi sia un test che sia scientificamente valido. In questo campo, infatti, la scienza, il mondo della scienza è estremamente diviso. Quindi o si trova un test che venga unanimemente riconosciuto come valido e fondato, o noi faremo altre scelte. Dovremmo avere presto delle risposte, e appena avremo queste risposte noi le comunicheremo alla stampa, e se dovessero essere positive, se si dovesse rinvenire un test valido e efficace, inizieremo a utilizzarlo. Mi permetto di dire che in questa direzione si è mosso anche il Presidente Zaia, che pochi minuti fa ha rilasciato proprio una dichiarazione che va nella direzione di sottoporre anch'egli alle università di Padova e un'altra università l'esame di questi test sierologici per prendere una decisione circa il loro utilizzo. Grazie. Presidente, buongiorno. Qua. Eccolo. Buongiorno. Sulle RSA lei ha risposto che una parte, diciamo, è comunale e l'altra parte sono privati, ma voi avete un report delle cifre? Noi le stiamo chiedendo da giorni per capire quante persone hanno perso la vita, se vengono fatte. Io ho risposto sul report rispetto alla fornitura di presidi medici. Rispetto alla fornitura di presidi medici ho risposto alla domanda che mi veniva da parte dei sindaci, facendo presente come si svolge la situazione. Per quanto riguarda i report, stanno facendo tutto quanto necessario, stanno valutando, stanno intervenendo, stanno sottoponendo ad esame attento tutte le situazioni delle RSA.
Buongiorno Presidente, è di poco fa il dato dei 10.000 sanitari contagiati in tutta Italia. Volevo chiederle un aggiornamento sulla questione tamponi a medici e infermieri dopo la circolare del Ministero del 25 che diceva appunto bisogna farli a tutti i medici e gli infermieri esposti a casi Covid. Qui in Lombardia, che cosa state... Noi stiamo rispettando rigorosamente tutte le direttive del Ministero e dell'Istituto Superiore della Sanità. Ci atteniamo rigorosamente a queste misure e le facciamo nel rispetto di quelle che sono le potenzialità, perché ho già detto che oltre un certo, voi sapete che fra sanitari e sociosanitari, quindi fra ospedali e RSA, le persone addette sono 500.000, quindi non si può pensare che da un giorno all'altro si facciano i test di tutte queste persone. Si stanno facendo i test nel rispetto delle direttive del Ministero. Presidente, buongiorno. Il ministro Boccia dice che lo Stato sta facendo tutto e che lei lo sa. Ci vorrebbe una telecamera dall'alto per far vedere i camion dei militari che distribuiscono materiale. Io, guardi, per carità, credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia, ma devo credere anche ai dati in mio possesso. Probabilmente inizieranno a fare tutto quanto possibile. Per ora noi prendiamo atto, ieri mi sembra che l'assessore Caparini abbia dato anche dei dati della situazione, per ora credo che abbia fatto molto, ma molto di più la Regione. Presidente, buongiorno. Solo una questione sui test sierologici. Diceva che Zaia è pronto in Veneto a partire, Bonaccini in Emilia Romagna. Zaia non mi ha sentito, Zaia ha dichiarato che partirà nel momento in cui saranno validati, saranno sottoposti alle stesse analisi, alle stesse sperimentazioni a cui stiamo facendoli noi sottoporre a Pavia. E lo stesso ha detto Zaia pochi minuti fa, ha sottoposto questi test, perché sono tanti test sierologici. Quindi voi immaginate nel momento in cui arriverà una validazione da Pavia di partire con i test sierologici? Ma certamente, come stiamo facendo per gli altri test, se riusciremo a trovare dei test che siano sicuri, che non creino delle illusioni inesistenti o degli errori pericolosi e che siano più rapidi, è chiaro che continueremo in quella direzione. Quindi diciamo le altre regioni non hanno fatto fughe in avanti fino adesso, secondo lei? Da quello che ha dichiarato Zaia mi sembra che anche lui si attenga, come era evidente, al responso scientifico. Presidente, buongiorno. Ha dichiarato oggi che dopo due giorni dall'inizio dell'emergenza gli ospedali non ce l'avrebbero fatta con i soli aiuti di Roma. È un'iperbole, per dire, è un dato? No, non è un'iperbole, è la realtà, nel senso che il discorso si riferisce sempre ai presidi che avrebbero dovuto essere di ben altra entità per poter far funzionare i nostri ospedali. Potrebbe essere un'iperbole due giorni, diciamo che la quantità di presidi che sono stati trasferiti dalla Protezione Civile avrebbero consentito, diciamo, pochi giorni, due giorni forse è un'iperbole, pochi giorni sicuramente. Se non avessimo integrato con il materiale che l'assessore Caparini è riuscito a procurarsi, pochi giorni avrebbero funzionato gli ospedali. Mi scusi Presidente, c'è qualche, posto che la comunità scientifica, siete chiaramente, oggi anche c'è una riunione giusto per questa cosa dei test sierologici, i medici e gli esperti che avete sentito si orientano, guardano alla sperimentazione in qualche paese straniero? No, credo che stiano facendo loro direttamente, stanno facendo loro direttamente una sperimentazione. Non c'è un modello a cui si guarda con più speranza? Bisogna chiederlo a loro in che modalità stanno svolgendo la sperimentazione. Credo che loro stiano facendo tutto quanto necessario, sicuramente e probabilmente utilizzando le esperienze già avute e validandole con sperimentazioni dirette. Però queste sono questioni tecniche che meglio di me conoscono sicuramente gli esperti che stanno facendo queste analisi.
Grazie.